Parla tutta in bici, visti i precedenti, vista la condizione meteorologica delle ultime settimane. L'ho provato lunedì, c'era ancora un po' di fango, il percorso abbastanza selvaggio. Bello, è bello, è divertente, non pericoloso. C'è la Marta che, insomma, se sarà in forma sarà difficile starle a ruota. Col coltello tra i denti come sempre. Io darò il massimo per vedere dei rivali davanti. Ah, è molto bello, c'è un bel panorama anche sulla prima salita, la parte centrale è tutta nel bosco, comunque è molto bello. Bene, un bel percorso, tutto nel sottobosco, un po' fangoso per via delle piogge dei giorni precedenti, però divertentissimo, un continuo sali e scendi, salite belle impegnative. Ho sbagliato proprio nettamente la gomma e non stavo dritto, infatti sono anche caduto, però dai, comunque va bene, dai, così, stare sempre questi giovani, va bene, bella gara. Con la Marta ci siamo un po' attaccate, sono riuscita a tenere duro e insomma poi l'ho staccata e poi tutta la parte in discesa così mi sono divertita molto e quindi sono contenta. Bellissima gara, peccato aver avuto un problema al cambio che mi ha fatto fermare non so quante volte, ho perso il conto, però bellissima gara. Molto bello, molto veloce, fosse stato asciutto sarebbe stato tutto da fare in sella senza problemi, però anche uno scarsone come me è riuscito a finirlo. Veramente divertente, un percorso impegnativo, discese divertenti, tutto scorrevole nonostante il fango, è stata veramente bella. Mountain bike vera, percorso selvaggio, tanto fango ma veramente ben segnalato, non credevo perché sono venuto a provarla inizio settimana e era un disastro, invece oggi mi sono divertito veramente tantissimo. Che non sa andare sul fango e quindi questa gara che tutto era bella infangata, male. È stata bene, io dovevo solo andare forte oggi e stare davanti. C'è chi piace più fango, meno fango, comunque è una gara di mountain bike, è quella giusta oggi.